E torniamo noi, cominciando finalmente ad avvicinarci al mondo dell'integrazione basata sui servizi. Quindi l'altra volta vi ho parlato di integrazione facendo vedere che è un problema che si può affrontare a molti livelli diversi e spesso di volta in volta bisogna valutare ciò che si trova. No? Per decidere come far integrarsi. Quello che invece, diciamo così, affrontiamo a partire da oggi è una modalità di integrazione, una delle due modalità di integrazione che adotteremmo oggi cercando di usare delle tecniche moderne per farlo. Quindi dimentichiamoci per un attimo che esistono i sistemi legacy, decidiamo se dobbiamo costruire oggi dei sistemi informativi che tra di loro si parlano, che tecniche utilizziamo. Nella pratica ne esistono due, che un pochino abbiamo accennato anche prima discorrendo di tesine. La prima, la più importante, sono le architetture orientate ai servizi propriamente dette, in cui i sistemi informativi si parlano scambiandosi informazioni. Ma poi, soprattutto nel mondo, nei tempi più recenti, e soprattutto grazie alla spinta dei social network varie, esiste un altro tipo di integrazione che è quella lato client. Quindi mettere dentro un'unica pagina HTML dei pezzettini di codice, dei div, no, tecnicamente, delle parti di, o degli iframe, delle parti di pagina che sono prese da siti diversi. Questa è un'integrazione più leggera perché fornisce all'utente una visione integrata. No? Un po' come il cosino dei commenti di Facebook che ho messo sulla pagina del corso. Voi vedete una pagina unica che ha vari elementi sopra. In realtà il sistema informativo sottostante non sa nulla. No? Nel senso che il sito non sa che cosa fa l'utente su quella parte di pagina che in realtà proviene da un sito diverso. Quindi è un'integrazione, come dicevo, più leggera. Più, non dico di facciata, no, perché in realtà è anche di sostanza, perché le informazioni circolano. Però, è più rapida, ma tu deleghi di fatto una parte dell'informazione, la gestione di una parte dei processi a qualcun altro che non ti dice neppure cosa sta facendo. Questa parte qui, che va sotto il nome, diciamo così, gergale di mashup, quindi mescolamento all'interno della pagina di siti diversi, quest'anno non la tratteremo. L'anno scorso abbiamo fatto qualcosa, quindi se qualcuno è interessato può andarsi magari a spulciare le lezioni dell'anno scorso. Mentre invece parliamo di architetture e servizi, che è un concetto abbastanza, diciamo, non recentissimo, no? Se ne parla forse da un decennio. Ha avuto, come tutte le cose, la sua onda, per cui c'erano stati alcuni anni in cui si parlava solo di quello, come se fosse l'ultima novità sulla faccia della Terra, e poi per fortuna è arrivato a un suo, come si dice, un suo plateau, un suo utilizzo normale, standard, non è più il termine di moda, ma è il modo standard di lavorare. Quando si parla di architetture orientate ai servizi, e la sigla che si vede in giro è SOA, S-O-A, Service Oriented Architecture, qui dice questa definizione ufficiale, no? Definizione dell'OASIS, che è, diciamo così, l'ente che ne ha definito le caratteristiche, un paradigma, qui usano le parole grosse per spaventarci, per organizzare e utilizzare le capacità distribuite che potrebbero essere sotto il controllo di diversi domini di appartenenza. Allora, capacità distribuite, diversi domini di appartenenza. Diversi domini, poi possiamo immaginarceli come vogliamo. Potrebbero essere due computer sullo stesso tavolo, potrebbero essere due uffici, due dipartimenti della stessa azienda, potrebbero essere due aziende diverse. Non ci interessa. Semplicemente sono due oggetti che appartengono, hanno proprietà diverse. Quindi la proprietà diversa vuol dire che da lì in poi sono diversi, possono essere diversi in tutti gli aspetti, no? Non posso presupporre quasi nulla rispetto alle loro similarità. E però hanno delle capacità, no? Delle capability che sono distribuite, nel senso che ciascun nodo, no? Di questi vari server, diciamo pure così, avrà delle capacità, sa fare delle cose, in modo distribuito, ognuno sa fare un pezzo in un posto di, e si trova in un posto diverso. Allora noi ci chiediamo come fare a organizzare e utilizzare tutto ciò.
Se so che là c'è un server che ha certe capacità, io come faccio a utilizzarle? Qui davanti c'è scritto paradigma, non c'è scritto una libreria, non c'è scritto un linguaggio. Perché si parte da lontano, si parte proprio dal modo di pensare, dal modo di organizzare, di progettare il software. Un modo di concepirlo. Concepire un software non come un blocco, un monoblocco, ma come una collezione di servizi che si offrono reciprocamente o si usano reciprocamente. Allora, per poter fare questo, un'architettura orientata ai servizi deve fornire un modo uniforme per, e qui c'è un elenco di azioni, offrire, scoprire, interagire e utilizzare. No? Offer, discover, interact with e use, sono le quattro cose. Quindi io devo poter, innanzitutto, se ho una capability, una capacità, devo avere un modo di poterla offrire. Io so fare una cosa e devo offrire questa mia capacità ad altri che la possano utilizzare. Perché altri la possano utilizzare, devo innanzitutto scoprirlo, sapere che c'è. Sapere che ho questa capacità. E quindi poi, tra l'altro, anche avere le informazioni su come fare ad attivarla, no? Interagire e utilizzare. Per produrre, e qui c'è una frase strana, no? Gli effetti desiderati, e beh, speriamo di sì, che si faccia quello che desideravo, coerenti con le precondizioni misurabili e le aspettative. Questa è una frase strana che in realtà vuol dire che quando tu chiedi l'esecuzione di un servizio, questa tua richiesta ha senso solamente se certe precondizioni sono verificate, non è detto che abbia senso sempre, no? E quindi tu ti aspetti che faccia una certa cosa, ma perché questa cosa possa avvenire è necessario che il sistema che stai coinvolgendo, che stai invocando, abbia certe precondizioni soddisfatte, se usiamo il gergo tecnico. Vuol dire che sia in un certo stato, diciamola banalmente, se ordino un bonifico è necessario che ci sia credito. Quindi non è detto che la mia richiesta vada a buon fine sempre, no? Va a buon fine se la mia carta di credito non è bloccata, se ho credito ancora, eccetera, eccetera. Se il destinatario non è in uno stato o un paradiso fiscale, una serie di condizioni che attengono allo stato del sistema che offre il servizio prima della chiamata. Se lo stato del sistema prima della chiamata è coerente, allora, e la chiamata è corretta, allora posso aspettarmi, qui parla di expectation, posso aspettarmi che lo stato del sistema che ho coinvolto dopo la chiamata sia evoluto, si è modificato in un modo che io mi aspetto, nel modo che mi aspettavo, nel modo desiderato. Io desidero queste cose, mi aspetto che lui faccia certe cose, se le precondizioni sono soddisfatte, posso star sicuro, tra virgolette, nel senso che ho la garanzia, no, di chi mi offre servizio che la cosa avvenga. Quindi, in certo senso, c'è una sorta di fiducia condizionata reciproca. Io invoco un servizio, so che lui fa la cosa che doveva fare, ma ovviamente la farà solamente se io ho rispettato le condizioni sotto le quali potevo fare quella richiesta. È normale, ecco, se noi ci mettessimo d'accordo che domani ti presto la bicicletta, implicitamente o esplicitamente, dipende quanto ci conosciamo, c'è una serie di norme. Uno, te la presto se l'altra volta non me l'hai rubata, due, te la presto se non ho bucato la gomma ieri, però una volta che poi le precondizioni ci sono, le abbiamo, diciamo così, esplicitate, poi l'azione te la presto è inevitabile, è certo, non è che poi alla fine poi non te la presto, o arrivo col monopattino, o con i roller. Quindi questa è un po' la filosofia, avere un po' così, un po' come, diciamo così, nelle relazioni tra aziende, no? In cui ci si accorda per far sì che un certo processo venga sviluppato, delegato, no? Ad uni o ad altre entità. Però nel mondo software. Nel mondo software vuole anche dire far sì che il più possibile dei passaggi che nel mondo delle persone o delle aziende richiedono un'interazione, una negoziazione esplicita, venga il più possibile automatizzato. Quindi cercare di standardizzare il più possibile questa sorta di contratti, no? Di cui abbiamo parlato, ci mettiamo d'accordo in questo modo. Perché? Perché sia automatizzabile.
perché se no, se tutte le volte decidi poi l'omino che si mette d'accordo, non serve a niente avere il processo, il servizio che richiama automaticamente l'altro. Io qui ho provato anche a prendere la definizione, quella di prima è la definizione ufficiale dell'OASIS, un po' criptica come sempre quando ci sono questi enti di standardizzazione che dietro ogni parola discutono 2 mesi ma poi mettono la parola giusta al posto giusto. Ho provato a prendere anche la definizione che aveva Wikipedia, tanto per, no, spezzarla e ragionarci sopra. Insomma, dice una società virtuale per creare e utilizzare processi di business impacchettati come servizi. No? Mi piace abbastanza questa immagine dell'impacchettare. Cioè, tu hai un processo anche complicato, ma dall'esterno tu fai vedere un pacchettino che chiami servizio. E sai che questo pacchetto, no, ti permette di attivare certe cose. Dentro la sua attivazione innesca, può anche essere complessa, può anche innescare dei processi di business complessi. Complessi. Quindi il mio focus quando penso a un web service, penso qual è il processo che viene gestito da questo servizio? E dovrebbe essere questo il punto di partenza principale. Ho un servizio che mi dà le previsioni del tempo, un servizio che mi dà le quotazioni di borsa, un servizio che mi dà l'operatività, non so, di trasferimento bonifico bancario. Sto dicendo qual è il processo che ho offerto dal servizio. No? Le tecnologie che vedremo cercheranno il più possibile di permetterci di ragionare sul processo, voglio chiamare quel servizio perché fa quella cosa, e cercare di automatizzare o nascondere il più possibile il mezzo, il meccanismo per attivare quel processo. No? A questo serve tutto questo. No? E di nuovo ribadisce questa definizione che il SOA è una stile architetturale, lo chiama Wikipedia, cioè un modo di pensare, di concepire la programmazione, non è un linguaggio, quindi di fatto poi le tecnologie che si possono utilizzare sono le più diverse, no? Di fatto tutti gli ambienti di programmazione permettono di lavorare a servizi con linguaggi molto diversi, anche con poi modalità operative abbastanza diverse. Il SOA definisce anche l'infrastruttura IT per permettere ad applicazioni diverse di scambiare dati e partecipare nei processi di business. Quindi, oltre che alla visione architetturale, che va bene finché uno fa filosofia o pippologia, a un certo punto poi bisogna che le cose funzionino, e quindi dietro la visione dell'architettura dei servizi ci sono degli strumenti. Strumenti che vedremo che sono principalmente strumenti di rappresentazione, cioè come fare a codificare le informazioni. Ma poi più avanti vedremo anche che ci sono strumenti operativi, delle librerie che ci semplificheranno la vita in un modo incredibile, no? Alla fine di tutto questo discorso cerchiamo di capirlo a fondo, ma dal punto di vista pratico in Eclipse significherà lanciare una procedura che ci crea direttamente tutte le classi che ci servono per trasformare una classe esistente in un servizio di fatto in un colpo solo, in 10 minuti. A cosa servono questi strumenti? Permettono di collaborare tra diverse applicazioni. Qui le chiama applicazioni, là le chiamava invece domini di proprietà, non so, non ricordo più esattamente la parola che ho usato. E come avviene questa collaborazione? Qui finalmente cominciamo a entrare un pochino nel dettaglio. Avviene attraverso sequenze di scambi di dati. Cioè io ti do dei dati scritti su un foglio di carta, tu mi restituisci degli altri dati scritti su un altro foglio di carta. Ce li scambiamo così avanti e indietro, e ovviamente in ciascuno scambio io quando ricevo il tuo bigliettino, i tuoi dati, le tue informazioni, mi impegno a fare qualche cosa di conseguenza, ad agire di conseguenza, no? E quindi fa scattare dei miei processi interni perché ho ricevuto questi dati e quindi lo devo fare. E quindi di fatto stiamo pensando a un secondo livello di processo. Ci sono tanti processi piccoli che vengono dentro ciascun servizio. E c'è un processo a livello più alto, interaziendale, interservizi, che viene, diciamo così, gestito, coordinato sulla base di scambi di questi messaggi, a ogni scambio di messaggi corrisponde un piccolo processo che avviene all'interno di ciascuno dei nodi e tutto insieme contribuiscono a un unico processo generale. Quindi è un modo di costruire un processo collaborativamente tra più aziende. E questo è sempre stato possibile,
Quello che stiamo ragionando è di farlo nel modo più standard possibile, quindi più semplice e automatizzabile possibile. Io posso collaborare con altre aziende avendo la minima conoscenza possibile di quello che loro fanno. Di come lo fanno, scusate, meglio. Di come un'azienda decide una certa cosa. L'importante è che io devo sapere è come devo scambiare dati con queste altre aziende. Quindi che tipo di scritta loro si aspettano che io gli mandi sul famoso foglietto di carta, che poi sarà un file, e che tipo di risposta loro mi daranno. Sapendo solo queste cose, sapendo chi accetta quali tipi di biglietti, quali tipi di messaggi, riesco a interoperare. Poi dopo, come loro gestiscono questi processi, se dietro c'è una persona che legge le cose e le fa a mano, oppure dietro un sistema informativo scritto in un qualunque linguaggio di programmazione, non lo so, non ho modo di saperlo. È un bene. Quindi, questa architettura ci permette di non avere, ho scritto nessuna, dipendenza dalla tecnologia realizzativa e un accoppiamento estremamente lasco tra il servizio, cioè quasi inesistente, tra il servizio e le tecnologie sottostanti, i sistemi operativi in cui sono implementati, eccetera. Quindi io posso benissimo costruire un'applicazione Java su un server Unix che richiama un servizio su un'altra applicazione che è scritta in .NET su server Microsoft Windows. Va benissimo, non me ne accorgo neppure. E questo è uno degli obiettivi principali. Dopodiché, per ottenere questo, devo aver preparato le applicazioni nel modo giusto, devo aver preparato il mio sistema nel modo giusto. SOA separa le funzioni in unità distinte, che chiamiamo servizi, i quali possono essere distribuiti, l'abbiamo già visto questo, sulla rete, e possono essere combinati e riutilizzati per creare applicazioni di business. Ecco, combinati e riutilizzati è bello, perché vuol dire che un servizio che io penso oggi per fare un'applicazione, beh, lo stesso servizio combinato in modo diverso può essere riutilizzato per fare un'applicazione diversa a cui non avevo ancora pensato. Quindi ciò che faccio quando progetto non è più dire ok, io ho i requisiti della mia applicazione, questi sono congelati, finisce lì, la implemento, ho finito. Sì. Ma non solo. Una volta devo implementare i requisiti della mia applicazione, ma fare in modo che i vari passaggi, le varie operazioni, le varie, qui le chiamo unità, i vari piccoli processi che avvengono all'interno della mia applicazione, siano il più possibile isolati, separati, pensati singolarmente l'uno rispetto all'altro. Quindi devo pensare alla mia applicazione non come mi arriva questa richiesta, faccio queste sette cose. No, ma mi arriva questa richiesta, questa richiesta può essere soddisfatta combinando questi tre servizi. Ma questo lo penso prima ancora di pensare all'integrazione con server remoti. Lo penso semplicemente come modalità di progetto, quello che inizialmente chiamavamo paradigma. La mia applicazione la penso già così, come tanti servizi di cui primo utente, primo cliente sarò io. Ma se lo pensate in questo modo, con dei servizi, con dei blocchi separati, ciascuno dei quali con una funzionalità ben precisa, allora è il primo passo perché altri possono usare quel servizio. Altri che lo usano nel contesto di un processo diverso, però a un certo punto il loro processo gli serve quello, gli serve quella funzionalità. Quindi pensare a servizi estremamente modulari, le funzioni elementari, atomiche, beh non troppo banalissime, ma e pensare a quali servizi possono essere riutilizzati da altri. Questo dovrebbe permettere in futuro la costruzione di applicazioni nuove, no? Qui c'è scritto ricombinando servizi esistenti, va bene. Servizi comunicano scambiandosi dati, o coordinando le attività tra due o più servizi. Di fatto abbiamo due livelli di collaborazione, no? Quello che qui ho chiamato livello base, cioè ci scambiamo dei dati, voglio sapere una cosa, te la chiedo e tu me lo rispondi. C'è un livello più evoluto che prende il nome di orchestrazione, ci sono degli standard apposta per l'orchestrazione dei servizi, che dichiara quali siano, no? Prima avevo fatto l'esempio di bigliettini che venivano scambiati tra N
servizi di n aziende diverse, no? Ci vuole un direttore d'orchestra per tutte queste cose qui, no? E di fatto ci sono delle specifiche, no? Degli standard anche proprio per dichiarare come deve avvenire questa orchestrazione. Tu devi mandare a lui, ma non puoi mandarglielo prima di aver ricevuto da un altro e così via. Quindi in modo dichiarativo dire come avvengono le cose. Questo chiaramente è molto più complesso, non ce ne occuperemo qui. Devo dire che lo vedo anche molto, molto poco utilizzato questo, no, tipo di progettazione. Si lavora molto di più sul livello base, cioè tu hai un modulino, una funzione elementare, la vuoi esporre a qualcun altro. Fine. Dopodiché, dal punto di vista tecnologico, non c'è nulla di nuovo. L'architettura dei servizi, uno in teoria la può implementare come vuole, ma le implementazioni correnti sono basate sulle tecnologie web, su HTTP e su XML. E basta. Fatti in un certo modo, seguendo certe regole. Però non sono tecnologie nuove. Il fatto è che chiaramente con la maturazione successiva di queste tecnologie web e anche poi delle librerie, dell'efficienza delle librerie, è diventato molto più facile, molto più agevole, no, impacchettare le soluzioni in questo modo. E, storicamente questa esigenza c'è sempre stata, no? Cioè, le architetture e i servizi non sono altro che il punto d'arrivo di un processo, che in realtà in qualche contesto è anche stato sorpassato, no? Ne parleremo quando vedremo l'XML. Dicevo, l'evoluzione di un servizio che è iniziato per una certa, per due decenni forse, si parlava di Electronic Data Interchange, no? Quindi negli anni 80, negli anni 90, si parlava di questi formati, di queste tecniche, no? Di rappresentazione di dati strutturati. Di fatto era un grosso sforzo di standardizzare decine di formati di file attraverso cui i sistemi informativi si potessero scambiare le informazioni. Quindi il formato dati era la prima cosa, dopodiché il metodo di trasferimento di questo formato dati era un altro problema. Però di qua non si è andati lontano. Oggi dici, vabbè, io ti devo mandare un file, hai la rete internet, hai solo l'imbarazzo della scelta su come fartelo arrivare. Una volta così non era, le reti, il TCP/IP prima del 95 non era la rete dominante, ne esistevano di molti tipi, molte delle comunicazioni erano intermittenti, qui si parlava di modem, eccetera, quindi già non era scontato riuscire a trasferire dal punto A al punto B. No, a volte te lo mando su dischetto, magari. Ma poi il problema vero, proprio concettuale, era standardizzare dei formati di dati. Ma di cosa? Di tutto. Per cui c'era il formato dati per clienti, come li devo rappresentare, formato dati per le fatture, formato dati per i dati CAD, no? Disegni. Immaginate qualunque entità riusciate a dominare pensando in qualunque realtà aziendale, beh, quella lì deve essere rappresentata in qualche modo. E ti serve uno standard per dire come deve essere fatta. Quanti ce ne sanno di questi standard? Centinaia. Quindi non si può. Non è scalabile l'approccio. Non puoi pensare, no, di riuscire a risolvere tutto così. Poi questo standard a che livello lo fai? Come puoi avere un tipo, un formato standard per una cosa che potrebbe essere un invoice, no, una fattura, che sia valida nei 5 continenti? Ognuno ha bisogno di informazioni leggermente diverse. Puoi mica dire che quando ti arriva un requisito legislativo, normativo in uno degli stati, devi passare attraverso il processo di standardizzazione per cambiare quel formato e quindi aggiornare tutti i software di mezzo pianeta. Ma no. C'è un elemento di rigidità nel concetto stesso di dire mettiamoci d'accordo sul formato dati e poi usiamo tutti quello. E la rigidità è il nemico dell'evoluzione. Mentre invece nell'architettura dei servizi, beh, innanzitutto abbiamo risolto il problema del trasferimento del dato. Ci basiamo su internet, più HTTP. Ma poi
c'è stato un passo avanti enorme in flessibilità, perché nel frattempo è stato inventato XML. XML ti permette di codificare qualunque tipo di dati con una sintassi che è unica. Quindi tu hai standardizzato non il formato dati, nel senso dello schema, delle colonne, dei nomi, ma hai standardizzato il linguaggio in cui esprimere questo formato dati. XML a sua volta ha i DTD, l'XML schema, che permettono di dichiarare quali saranno i dati di quel documento lì. Quindi è facile estendere, far evolvere lo schema dei documenti senza dover modificare nulla, perché nel documento stesso c'è l'informazione su come esso è strutturato. E quindi se arriva una struttura nuova, tutti i tool che avevi sono in grado di leggerla. Non è rigido, non è codificato, non devi passare da un ente di standardizzazione per metterci d'accordo su cosa devo mandare. Chiaro che quando io esporrò un servizio, dovrò dichiarare, beh, i dati me li mandi scritti così, sempre in XML, ma con questi campi, con questi formati. Lo dichiaro, poi chi mi deve mandare i dati si arrangia a farlo in questo modo. Ma poi, se devo modificarlo, appunto, è flessibilità, aggiungo una dichiarazione, dico, beh, però me li puoi mandare anche in quest'altro modo, fine, fine della storia. E io se me li mandi in un modo nuovo, magari riesco a fare delle cose in più. Ma non devo a modificare cose esistenti. E quindi avendo maggior flessibilità significa anche avere la possibilità di scambiarsi dati più piccoli, meno importanti. Cioè, se una cosa ti costa molto in termini di standardizzazione, in termini di creazione, in termini di importazione, cerchi di farlo proprio solo, definire dei confini, il minimo numero di confini possibili, e quindi il minimo numero di servizi possibili. Adesso che è molto più semplice, si ha una modularità anche più fine, quindi servizi più piccoli e quindi più riutilizzabili. No? Quindi l'idea c'era già sempre stata, quella di automatizzare lo scambio di informazioni, semplicemente nel frattempo mancavano le tecnologie. Per fortuna è arrivato le tecnologie del web, che sono state in qualche modo abusate per poter fare una cosa diversa. Quindi servizio. Servizio è un termine sfortunato, secondo me, perché vuol dire troppe cose. Se andiamo a vedere sul dizionario servizio, io ho scoperto, arrivando dall'informatica, ho scoperto che invece nel mondo dei gestionali, della logistica, dell'azienda, un servizio è una cosa estremamente dispregiativa, no? Quando parli di servizio parli della pulizia dei bagni, ecco, cose di questo genere, no? Mentre invece nel campo delle architetture software è una cosa molto pregiata, no? Perché è una definizione di un processo che tu esponi e quindi te lo curi bene, fai in modo che sia, e diventa il modo di incapsulare il tuo valore aggiunto, perché tu sai fare questo e lo offri come servizio, no? Quindi è un termine molto generico che si presta a volte a interpretazioni errate, no? Ma va bene, noi ci stiamo prendendo il tempo che serve per disambiguarlo e per capirlo bene. Sono unità di funzionalità, no? Sono dei blocchi che in autonomia sono in grado di completare un certo servizio, una certa funzionalità, una certa azione. Funzionalità di alto livello, qui ho provato a descrivere un pochino di gerarchia, dicendo un servizio non è solamente una funzione, no? La funzione è troppo piccola, un metodo di un oggetto è una cosa troppo piccola, non è che posso pensare di chiamare qualunque metodo di qualunque oggetto. Molti sono semplicemente dei passaggi troppo piccoli che non ha senso esporre all'esterno. Un servizio è un aggregato di più funzioni che svolge qualche cosa di descrivibile, no? che può attirare un interesse esterno, che può compiere delle azioni di senso compiuto. Non necessariamente è un processo intero, magari un processo, no, è qualcosa che è scatenato da un evento esterno e porta normalmente a un effetto di nuovo sul mondo esterno. Il processo è qualcosa che inizia e finisce quasi sempre al di fuori del sistema informativo. Un servizio magari no, non necessariamente, anzi un processo normalmente usa dei servizi per poter essere completato. I servizi all'interno usano dei piccoli processini o delle funzioni. Un processo ha uno stato, un servizio non ha uno stato normalmente.
Servizio un processo o uno stato, nel senso che io ho una persona, immaginate facciamo un caso semplice, risorse umane, no? Quindi ogni persona di fatto viene gestita da un processo che dice che questa persona entra e quindi è uno stato assunto in prova, poi è assunto a tempo indeterminato, poi è in malattia, poi è in ferie, poi in aspettativa e poi rientra e poi eccetera eccetera e poi esce, no? Va in pensione, si licenzia, l'abbiamo cacciato eccetera eccetera. Allora, un processo è associato a ogni persona e ogni persona si trova in un determinato stato di questo processo. Non a caso i formalismi per la preparazione dei processi servono, di fatto sono dei grafi in cui fai vedere le transizioni tra i vari stati. E quindi di fatto l'entità del processo esiste e la maggior parte del tempo sta fermo in attesa e le cose interessanti avvengono quando tu salti da uno stato all'altro. Un servizio no, un servizio ragiona più in termini web, per cui un servizio è lì che sa fare delle cose, noi dicevamo, incapsuliamo delle capacità, so fare una cosa, quando qualcuno me la chiede la faccio, quando nessuno me la chiede non so cosa stanno facendo gli altri. No? Lo stato del processo non viene mantenuto dentro il servizio, viene mantenuto dentro un'applicazione che usa questi processi. Il servizio quando fa il suo lavoro lo fa il più possibile, dicevamo, senza memoria, come se fosse una chiamata web, ma in realtà è molto più complicata di una chiamata web. Mi arriva questa richiesta, nella richiesta c'è scritto tutto ciò che devo sapere e la eseguo. Parlavamo prima, non confondiamoci, di precondizioni, dicevo prima, la richiesta la eseguo se sono nello stato giusto, ma lo stato è lo stato del servizio, non è lo stato del processo che lo richiama. Cioè non so cosa sta facendo. Se mi hanno chiesto un bonifico, non so perché, non so cosa stanno facendo per cui hanno bisogno di questo bonifico. Io so se lo posso fare o no, ma la richiesta mi arriva e io non devo conoscere il motivo per cui mi arriva questa richiesta, né che cosa succederà nel caso in cui io accetti o rifiuti di eseguirla. Non mi interessa, questo appartiene a chi ha creato il processo che usa il servizio. Il servizio sa se esso può eseguire il comando che gli è stato richiesto oppure no, oppure in modo diverso. Vabbè, poi un'applicazione ovviamente gestisce una pluralità di processi, ma questo è il livello più alto. Quindi, collaborazione tra servizi. Se noi pensiamo a un'applicazione che a questo punto è fatta di tanti moduli, questi qui si usano a vicenda, un modulo ne usa un altro. Beh, non stiamo inventando nulla di nuovo, ma da quando hanno inventato i linguaggi di programmazione, ma da quando si programma in assembler, esistevano vari moduli software e uno usava l'altro. Chiamo i tuoi metodi, chiamo le tue funzioni, usa i tuoi oggetti. Qui si fa uno sforzo in più però. Se io ho due servizi, e il servizio 1 ha bisogno del servizio 2, anche se stanno nella stessa macchina, nello stesso server, scelgo di fare in modo che il servizio 1 non chiami direttamente i metodi del servizio 2, ma definisco una serie di protocolli di colloqui, di dialogo, attraverso i quali il servizio 1 possa fare richiesta al servizio 2 di eseguire il suo lavoro. Quindi non ti chiamo direttamente il metodo, ti mando un messaggio, secondo un certo protocollo, chiedendoti in questo messaggio di eseguire quel metodo. E quindi i servizi, anziché richiamarsi, anziché invocarsi direttamente, si parlano, no? Si scambiano informazioni. Allora, a questo punto, quali sono gli attori di software, non gli attori persone, che ci servono per lavorare in questo modo? Beh, due di sicuro, il primo e l'ultimo, no? Questi due bullet che sono il service provider e il service requester. Cioè ogni servizio è una richiesta che viene iniziata da qualcuno e soddisfatta da qualcun altro. Ho un richiedente che ha bisogno di qualcosa. Sa che quel qualcosa lo può ottenere da un altro servizio, e quindi inizia la comunicazione mandando il primo messaggio al servizio da cui spera di ottenere una risposta.
e questo è il richiedente, qua sotto. Questa chiamata di fatto è, dicevamo, un messaggio spedito con un protocollo opportuno, protocollo che ci farà venire un po' di mal di testa perché è un po' contorto, ma alla fine concettualmente è semplice, è solo tecnicamente che è contorto, e questo messaggio arriva al fornitore del servizio, cioè al modulo che offre questo servizio. Chi vuole creare un servizio, come faccio a offrire un servizio? Beh, devo creare, esporre dei punti d'accesso, delle, continuando la metafora dei bigliettini di carta, delle fessure in cui tu possa infilarli questi bigliettini, no? Delle caselle postali, dei punti in cui tu sai che puoi consegnare la tua richiesta in quel punto. Poi, tecnicamente, saranno delle URL a cui puoi mandare, che puoi richiamare via HTTP, a cui puoi allegare quel tipo di messaggio di richiesta. Però quando lo fornisco devo anche dichiarare le condizioni d'uso, no? Quali sono le condizioni tecniche e operative. Tecniche vuol dire, beh, il messaggio come lo devi scrivere, quali campi deve avere, ma anche operative, devi essere autorizzato, non devi essere autorizzato, devi pagare, funziona solamente dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio, o altre informazioni di contesto, che determinano se e quando la richiesta può venire accolta. Poi se viene accolta deve essere scritta secondo le informazioni tecniche che ti ho dato. E poi potrebbe essere utile, qui uso il condizionale, perché è tanto bello raccontarlo così, ma nella pratica non sempre lo si fa, potrebbe essere utile se questo servizio veramente fa delle cose fantastiche, che tutti lo potessero usare. Il problema è come faccio io a sapere che c'è un servizio? Allora, è stato inventato un ruolo di service broker che si appoggia su una registry, che sia un ente terzo rispetto al chiamante, rispetto al chiamato, che semplicemente contiene le informazioni su quelli che sono i servizi offerti dagli altri. L'idea del broker è che chi ha bisogno, richiedente di un servizio, dice: io ho bisogno di un servizio che faccia questo. Cosa c'è in giro? E in teoria il broker dovrebbe saperlo, dovrebbe risponderti: guarda, in giro ci sono questi 7 servizi. Hanno costi diversi, hanno caratteristiche diverse, scegli tu quale chiamare. E quindi, dopo che tu sei passato dal broker per ottenere, diciamo così, il miglior offerente che ti può offrire quel servizio, puoi effettivamente chiamare il servizio. E quindi sarebbe interesse, continuo a usare condizionale, sarebbe interesse del service provider di registrare il proprio servizio in una registry, una o più registry, che siano gestite da opportuni broker che offrano, no, questa conoscenza ai potenziali clienti. Questa roba qui mica funziona, nel senso che nelle specifiche c'è, ci sono tutte anche le specifiche per fare service registry, eccetera. Il problema è che sono pochissimi i servizi di cui è possibile definire a priori esattamente un'interfaccia, esattamente una funzionalità. Perché per avere un concetto di broker, il broker lo puoi fare, che ne so, sull'assicurazione auto, no? In cui tu hai una richiesta ben precisa: ho bisogno di un'assicurazione per questo modello, per questa data, per questi servizi. Chi me lo fa a meno? Ma i parametri di richiesta sono standard. E nella realtà, invece, quando pensiamo pure a un servizio semplice, no? Buttiamo lì le previsioni del tempo. Provate a immaginare i vari siti che offrono, immaginiamoci l'interfaccia, no? I vari siti che offrono le previsioni del tempo, immaginate dover richiedere un'informazione. Allora, di che cosa hai bisogno? Beh, del luogo in richiesta. Luogo, ma il luogo è espresso come coordinate o come città? Del tempo, cioè quando lo voglio sapere, per adesso, per domani, per dopodomani, per quanti giorni, a che livello di dettaglio? E poi la risposta, ognuno avrà dei dettagli diversi, ti danno delle informazioni in più o in meno a seconda di che cosa c'è dietro. Allora, molte volte la diversità, la scelta tra un servizio e un altro
non la fai sulla base del prezzo o su dei parametri così che potevi codificare a priori. La fai andando a analizzare nel merito questo che cosa mi offre, cosa devo passargli come parametri, che cosa mi dà come risposta, quest'altro mi dà di più, questo mi dà una affidabilità migliore, questo ho sentito il mio collega che l'ho già usato. Cioè la scelta, qualora ci siano delle alternative diverse per eseguire una certa azione, la scelta di quale azione fare non è quasi mai automatizzabile, perlomeno nella mia esperienza. Ci vuole sempre l'omino in mezzo. Allora, può far comodo avere una registry in cui elenchi i servizi, ma pensare di avere un broker in base al quale poi automaticamente decidi che servizio chiamare, quando i servizi poi in realtà sono diversi e le alternative le hai perché i servizi fanno cose diverse, magari concettualmente molto simili, ma uno le fa meglio, l'altro le fa peggio, uno le fa in modo più approfondito, l'altro meno, più veloce o meno, a pagamento o gratis, e beh, questo qua normalmente ci vuole un umano in mezzo. Ma anche solo, banalizziamolo pure, se tu hai due servizi identici di precisione del tempo, che richiedono le coordinate di un punto su cui vuole la previsione, e un servizio vuole le coordinate e le passa in due parametri che si chiamano lat e long, latitudine e longitudine, e l'altro le chiama x e y, perché mica c'è una legge che ti dice come devi chiamare i tuoi parametri. Mi dici come fai in automatico a dire ma sì, uno o l'altro e poi in automatico chiama uno o chiama l'altro. Il chiamante deve dare un nome ai parametri che passano, no? Ci vuole un umano lì in mezzo. Quindi, di tutti i web service, come in tante proposte di ampio respiro, ci sono, diciamo così, alla prova degli anni resistono solamente alcune tecnologie, e mentre altre sono state belle proposte, belle idee, ma poi sono fallite. Allora, il concetto di registry c'è e soprattutto c'è per comodità e per disaccoppiamento interno. Cioè, una registry dei servizi spesso viene usata all'interno della stessa azienda. L'azienda ha un sistema informativo che offre tanti servizi, le registra tutte in un'unica macchina che tiene di fatto l'elenco. Questo è comodo perché se qualcuno deve aggiornare un servizio e mettere una versione più recente, eccetera, basta aggiornare la registry e tutti gli altri sanno che devono chiamare quello nuovo, quello aggiornato. Però sai che per ogni tipo di servizio ce n'è uno, non c'è un'operazione di broking per scegliere il migliore. Mentre invece, allora, se questa idea qua del broker non ci piace, come si fa? Si fa come si è sempre fatto. Lo sviluppatore, il programmatore, il progettista che ha bisogno di un certo tipo di servizio, si mette lì con cervello e pazienza, parlando con le persone, facendo ricerche sui motori di ricerca, se sta cercando tradizionali, se sta cercando un servizio esterno, oppure parlando con gli altri team di sviluppo, se sta cercando un servizio interno alla stessa azienda, e ragiona, cerca di capire quale servizio e come chiamarlo. Quindi di fatto questa parte qua non si automatizza, fa parte del progetto. Ok, quindi abbiamo in mente, dimentichiamo adesso questo broker. Abbiamo in mente quindi i due ruoli, no? Due entità, uno delle quali gioca la parte del richiedente, l'altra invece gioca la parte del servizio offerto. Che poi si potranno un millisecondo dopo scambiare i ruoli. Non è detto che un nodo possa solo offrire servizi e un altro possa solo richiamarli, eh? Però in una determinata transazione i ruoli sono di un certo tipo. Allora, questi sono i concetti che sono detti principali che sono definiti nello standard dell'OSIS. Chiaramente tutti ruotano intorno al concetto di servizio. Ma un servizio è definito da queste sei palle, da queste sei ovali, da questi sei sottoconcetti. La descrizione del servizio. Cioè, un servizio esiste solo se è descritto in modo formale. Se è possibile avere tutte le informazioni tecniche per poterlo richiamare senza dover chiedere a nessuno, senza doversi mettere d'accordo con nessuno, ma appunto attraverso un documento formale, che poi sarà un file XML, che descrive le sue caratteristiche, descrive il nome, descrive i nomi dei metodi, i nomi dei parametri, i tipi di dati dei parametri, eccetera, eccetera, lo vedremo.
E quindi io so che c'è un servizio e tutto ciò che devo sapere per poterlo richiamare dal punto di vista tecnico è scritto nel servizio stesso. Continuo a dire dal punto di vista tecnico perché poi dal punto di vista operativo, cioè che cosa fa davvero, non può essere scritto in un file XML, deve essere descritto a parole da qualche parte e deve esserci un umano che lo legge e lo capisce. Però perlomeno se devo chiamare un servizio non devo contattare una persona. Tra l'altro se è descritto in modo formale, tecnico, sarà automatizzabile. E quindi tutta una serie di infrastruttura di generazione di XML, di letture di XML, eccetera, che è un'operazione veramente ingrata di programmazione, sono automatizzabili sulla base di questa descrizione del servizio. Quindi è possibile creare in modo automatico e senza errori i messaggi di andata e di ritorno che costituiscono il protocollo di comunicazione tra i due servizi. La visibilità di un servizio, dice la definizione, è la capacità da parte di chi ne ha bisogno di poter, da parte di chi, da chi deve, del richiamante del chiamato, diciamo così, lui qua usa delle parafrasi dicendo quelli che hanno bisogno e quelli che hanno le capacità, insomma, i due nodi, la capacità di essere in grado di interagire l'uno con l'altro. Quindi qual è il meccanismo di accesso? Come faccio a interagire? La descrizione del servizio mi dice quali sono, parliamo object-oriented, quali sono i metodi e quali sono i parametri dei metodi. La visibilità dice, ok, qual è il supporto, il mezzo trasmissivo che posso utilizzare per contattarti? Ti mando un SMS? Ti mando un pacchetto su HTTP su internet? Probabilmente la seconda, ma la prima non è esclusa. No? Sono due cose diverse. Un conto è sapere che c'è un metodo che si può richiamare passandogli questi parametri. L'altro è sapere che per richiamare questo metodo posso usare un canale di comunicazione piuttosto che un altro. Chiaramente su questo canale di comunicazione manderò i dati formattati come mi vuole la descrizione. Visibilità, tanto per, se vogliamo, sintetizzarlo, è il penultimo punto scritto qua, è l'atto di rendere pubblica e accessibile la service description. Cioè dico a tutti come faccio a essere chiamato. Non solo sono descritto, ma sono pronto ad essere chiamato e quindi rendo noto a tutti il mio punto d'accesso. Poi l'interazione, in realtà il concetto qua è abbastanza ampio, no? Cioè, quali tipi di schemi di scambio di informazioni si mettono in atto per completare una certa azione? Qui dice l'interazione procede attraverso una serie di scambi di informazioni e azioni invocate. Un'azione viene invocata a seguito di uno scambio di informazioni. È questo serie che caratterizza la complessità dell'interazione. In teoria tutti gli standard dell'architettura servizi e anche dei web service prevedono una serie di scambi, cioè per completare una certa transazione servono 18 scambi di messaggi. E tu puoi creare un servizio di questo tipo, in cui io ti do una cosa, tu mi fai un'altra domanda, io te ne do un'altra, eccetera, eccetera, e c'è un handshaking predefinito che deve essere seguito. Nella maggior parte dei casi questo non avviene in modo così complesso. No, ma nella maggior parte dei casi vuol dire che non ho mai visto. Di solito lo scambio di messaggi si limita a due, una richiesta e una risposta. E questo conclude una chiamata al servizio, un'invocazione al servizio. Lo standard permetterebbe che un'invocazione di una funzionalità richiedesse più servizi per una sola funzionalità, ma questo viene raramente utilizzato, no? Di solito si cerca di rendere le cose più, ma per ragioni semplicemente di semplicità architetturale. Non complichiamo troppo le cose quando non è effettivamente necessario. E quindi in questo caso si parla di uno scambio di tipo richiesta-risposta. Due messaggi. Meno di due non si può. Di più evitiamo se possiamo. E di fatto anche tutte le infrastrutture di automazione, tutti i tool che mi servono per automatizzare web service sono quasi tutti basati, cioè sono stati costruiti per supportare
lo scambio semplice, richiesta risposta, e non pattern di scambi più esoterici, seppur supportati in teoria. E poi c'è una frasetta strana che dice che alla fine l'aver invocato un servizio normalmente crea un real world effect, cioè fa sì che qualcosa avvenga nel mondo reale, che poi il mondo reale a volte può essere una base dati in cui ho aggiornato delle informazioni, oppure potrebbe essere reale reale, cioè ho trasferito dei soldi a qualcuno, oppure ho spedito un pacco, un oggetto dall'altra parte del mondo. L'importante è che abbia un effetto persistente, alla fine so che l'ho fatto, perché c'è un'informazione in un punto che prima non ci sarebbe stata, che può essere nel chiamato o nel chiamante, dipende se è un servizio operativo, quindi io ti chiedo di fare una cosa e quindi modifico il tuo mondo, oppure è un servizio informativo, io ti chiedo un'informazione, per il fatto che tu mi hai dato informazione non è che cambi tu il tuo stato, non è che ti cambia l'informazione che hai, cambia a me che adesso ho un'informazione che prima non avevo. Quindi, però da una delle due parti deve esserci un cambiamento effettivo, se no la chiamata a servizio è inutile, se non so identificare qual è il suo effetto. Ecco, per entrare nel dettaglio dell'interazione, in realtà lo standard prevede una cosa abbastanza complessa, no? In cui dice la descrizione del servizio, service description, quindi che è il documento che dice come chiamare il servizio, deve contenere un modello comportamentale e un modello di informazione. Il modello comportamentale dice quanti messaggi scambiare e tra chi e in che ordine, banalizzando un pochino, semplificando un pochino, e il modello di informativo ci dice ogni messaggio come è fatto, quali campi contiene, come si chiamano e di quali tipi di dati sono composti. Nel nostro caso, il modello comportamentale, nel caso semplice dei servizi chiamata-risposta, sarà sempre lo stesso, due messaggi, uno di chiamata e uno di risposta, vediamo che poi c'è anche un modo standard di semplificarlo. Ecco, poi c'è questo famoso effetto sul mondo reale, che è il risultato effettivo dell'utilizzo di un servizio, come dice, vabbè, questo ripete qualcosa che ho appena detto, può essere informazione che ho ricevuto, oppure cambiamento nello stato del servizio chiamato. L'altro elemento importante è il contesto di esecuzione, che è uno delle sei, no, ovali che avevamo visto prima. L'insieme, proviamo a leggerlo, perché è di nuovo una di quelle frasi contorte, che poi alla fine vogliono dire meno di quanto... insieme degli elementi tecnici di business che formano un cammino tra i richiedenti e gli offerenti, sempre lui usa le perifrasi, e che permettono agli offerenti e ai loro clienti di interagire, clienti sempre in senso di oggetti software. Tutte le interazioni sono vincolate in un definito contesto di esecuzione particolare che permette a questi due di interagire e fornisce un punto di decisione per ogni scelta e contratto che possa essere attivo, che possa essere valido tra i due. È difficile capire leggendo questo cosa vuol dire, no? Nella pratica dice due cose. Uno è quali sono le precondizioni tecniche per poter lavorare. Quindi tu devi essere collegato a internet, devi avere accesso a quella porta, il firewall deve essere aperto, devi avere il permesso di fare le chiamate, eccetera, eccetera. Uno. Due, aspetti contrattuali barra commerciali, barra, che ne so, affidabili, come si chiama? SLA, Service Level Agreement, no? Quindi io dichiaro che è un servizio, nel momento in cui lo dichiaro che ha di solito negli SLA si indica la disponibilità e il tempo di risposta, quindi dichiaro che nel 98% del tempo risponderò entro 100 millisecondi con le informazioni che volevi, cose di questo genere, che sono una controparte tecnica, no? Un'informazione tecnica che normalmente ha una controparte legale nel contratto di utilizzo di un servizio. Il contratto di utilizzo definisce certi criteri, certe garanzie minime o certi requisiti minimi, quindi ti do delle garanzie sul mio operato, in compenso tu mi dai una garanzia che mi pagherai un tot
al mese, a chiamata, con un certo modello. Ma queste sono informazioni, informazioni che in realtà di questo tipo qui non sono formalizzate, no? Nel senso che qui non dice che è nel service description questa informazione, dice che questa informazione è essenziale per poter procedere, però una parte di informazione, quindi sia quella, diciamo così, contrattuale che quella, diciamo, contestuale, tecnica. Però non sono nella service description queste informazioni, sono collaterali, cioè devi conoscerle o probabilmente devi avere, fanno parte di un processo di registrazione o di negoziazione esterno, preliminare rispetto alla chiamata del servizio. Io prima di poter anche immaginare di chiamarti, devo essere sicuro che abbiamo tutto il contesto di esecuzione messo a posto e tutti i contratti messi a posto. Allora posso pensare di chiamarti, prima no. Però questo, diciamo così, è una precondizione alla possibilità di usare il servizio, ma non è né il servizio stesso né nella descrizione del servizio. Le cose che abbiamo visto prima invece stanno nella descrizione del servizio. Queste no, ma perché? Ma perché sono troppo, talmente varie e vaghe, no? Che richiedono gli avvocati, non richiedono l'XML. E in particolare c'è proprio la parte poi separata dei contratti, delle policy, ma di nuovo, queste sono informazioni che poco ci interessano, no? Dal punto di vista tecnico. Sono, no? di completamento. Vabbè, questa figura qua lasciamola perdere. Quindi, tanto per chiudere e fare un po' di pausa. Questo discorso è un discorso che è relativamente astratto, no? Se voi andate a leggere i documenti dell'OASIS, credo che non citi mai una volta la parola web service. Cita il paradigma architetturale. Vabbè, è un modo di pensare che ci aiuta a impostare le cose in un certo modo. Per ragionare su applicazioni più complesse, proveremo noi per primi, no, a ragionarci cercando di decomporle in moduli. Ma questo della modularità è sempre esistito nel campo dell'ingegneria del software. Questa volta i moduli facciamo un passo in più, li facciamo diventare servizi. C'è non solamente un modulo che sia ben ordinato da capire, da usare, ma che possa anche essere usato dall'esterno. Anche se oggi l'esterno non so ancora quale sarà. Quindi è un concetto astratto che permette però di impostare dei sistemi informativi pronti per essere integrati in un mondo più ampio, e poi in teoria, con questo approccio generale, ci sono molti modi per implementarlo. Il più utilizzato è una tecnologia specifica, che è quella che si chiama, che chiamiamo web services. No? Quindi web services sono una possibile modalità di implementazione dell'architettura orientata ai servizi, del SOA. Sono basati i web service pesantemente sull'utilizzo di HTTP e di XML, no? HTTP come trasporto e XML come codifica dei dati. Negli anni recenti, negli ultimi 2-3 anni, già più 2 che 3 forse, ha cominciato un pochino a dar fastidio la pesantezza dell'XML come strumento di codifica dei dati. Sono nate nuovi modi di interagire sul web, sempre anche grazie alla spinta di ciò che è avvenuto con le reti sociali, quindi il mashup con l'integrazione, ciò che si riusciva a fare in modo molto più leggero sul lato client continuava ad essere molto più pesante sul lato server. E diciamo così, c'è stato un movimento che poi ha portato anche alla standardizzazione recente di strumenti di creazione di servizi che non sono più basati sull'XML o non lo sono in modo così pesante come i web service. No? Ad esempio, qui non è citato, ma è abbastanza recente, non l'idea, la standardizzazione, perché poi è facile implementarlo e farlo funzionare, però per poterlo fare in modo interaziendale devi farlo facendo riferimento a degli standard esterni. Quindi finché non è standardizzato non lo possiamo usare nel mondo enterprise. Ma i cosiddetti RESTful Web Service, non so se avete già sentito questa sigla, dove REST significa di fatto fare una chiamata HTTP passando dei parametri e avendo semplicemente la risposta nel corpo HTTP, anziché operare uno scambio completo di documenti XML che può essere più pesante.
Però su questo ci torneremo dopo che avremo visto che cosa vuol dire fare un web service completo e quindi quanti chili di XML ci vogliono e ci verrà voglia di fare forse a meno di qualcuno di questi, di far dimagrire un pochino queste cose, allora ritorneremo su modi alternativi più recenti, no? Di implementare architetture e servizi con tecnologie che siano più semplici rispetto ai web service propriamente detti. Però la via primaria ancora oggi è questa. E poi in realtà è talmente tanto automatizzata che non me ne accorgo quasi di quanto XML sta andando in giro. Non lo vedo, non lo devo vedere, quindi non mi fa male, tutto sommato. Ok, questa è l'introduzione astratta. Poi dopo invece ci faremo un pochino più male guardando l'XML e le cose un pochino più concrete. Facciamo un po' di pausa, ci vediamo alle 4:30, 4:25, 25. 25 diciamo.